Buongiorno a tutti e a tutti, sono Vittorio Martone, sono un sociologo dell'Università di Torino, vorrei parlarvi di questo volume. Io sono curatore di questo volume e l'editore è Carocci, il volume uscito nel maggio 2020. Contiene i risultati di un progetto di ricerca che aveva lo scopo di ricostruire 10 anni di politiche integrate in Campania, dal 2008 al 2018. Abbiamo sistematizzato, riorganizzato e reso analizzabile il database in dote alla Fondazione Polis. È una fondazione che è stata istituita nel 2008 come ente strumentale della Regione Campania proprio per erogare le politiche per le vittime e per i beni confiscati. A cosa ci riferiamo? Per quanto riguarda le vittime, si tratta delle politiche atte alla conservazione della memoria delle vittime anche da un punto di vista spaziale, no? La riconfigurazione dei luoghi attorno alla memoria delle vittime e anche, diciamo, le politiche di inclusione dei familiari delle vittime, di sostegno e di inclusione dei familiari delle vittime. Dall'altro lato, la gestione dei beni confiscati si intende tutto l'insieme di strumenti atti alla finalizzati alla valorizzazione dei patrimoni confiscati e alla, quindi al loro riutilizzo ai fini istituzionali e sociali per lo sviluppo del territorio. Il volume, dopo un'introduzione, diciamo, più teorica che inquadra la materia all'interno del governo del territorio e quindi della sociologia territoriale in generale, si suddivide in 6 capitoli, in 2 parti, quindi i primi 3 sulle vittime, gli altri sulla gestione dei beni confiscati. Entrambe le parti, quindi sulle due politiche, si evolvono allo stesso modo. Cominciamo con un capitolo sull'evoluzione normativa e degli schemi di governo, quindi degli strumenti e della loro evoluzione nel tempo per la tutela delle vittime e per la gestione dei beni confiscati. Il secondo punto, quindi un capitolo dedicato poi alle esperienze territoriali, quindi guardando all'esperienza campana in chiave comparata, quindi all'interno del quadro comunitario e nazionale, quindi esperienze di politiche effettive di tutela delle vittime e di gestione dei beni confiscati. Un terzo capitolo per entrambe le parti, quindi guarda a studi di caso, quindi restringiamo la scala di osservazione su studi di caso, guardando a quanto è importante la memoria delle vittime per la tenuta della comunità anche, e dall'altro lato a quanto è importante il riutilizzo dei patrimoni e quali criticità ci sono per quanto riguarda un certo tipo di sviluppo locale basato sull'impresa civile e sulla sostenibilità. Il territorio, in conclusione, è un po' il filo conduttore che tiene assieme, ecco, l'analisi di questo materiale, vale a dire abbiamo fatto lo sforzo di guardare in particolare a queste due leve, a questi due strumenti di policy, non tanto e non solo come strumenti di politica di contrasto, quindi di politica antimafia, ma quanto come leve del governo del territorio. Quindi vale a dire in che modo la conservazione della memoria delle vittime e anche le politiche di inclusione dei loro familiari e la valorizzazione del patrimonio confiscato alle mafie possano configurare delle basi per lavorare sui contesti, quindi per fare in modo che i contesti all'interno dei quali criminalità, in particolare la criminalità organizzata, trova brodo di coltura, possano essere riconfigurati, aggrediti, attraverso strumenti indiretti, quindi attraverso, il seminare forme di relazionalità, di comunità, di capitale sociale, di esperienze di impresa differenti proprio a partire da questi due strumenti di policy. Io mi fermo qui e vi ricordo l'hashtag Contagiamoci di cultura.